quello che mi piace, ragazzi, è quello di pensare sempre che in un brano facile, difficile, qualsiasi cosa voi suoniate, no? Qualsiasi cosa, dovete essere personali, no? Il mio vecchio maestro Briasco mi diceva sempre: Giorgio, la cosa più importante è che tu sia personale, cioè quando suoni devi essere tu che suoni, non Segovia, Yepes, un'altra cosa. Devi essere consapevole delle tue scelte interpretative e saperle giustificare. Quindi il discorso di partire, che ti facevo un po' provocatoriamente all'inizio, partire dallo spartito è molto importante, cioè non assecondare la tua volontà di farlo in un modo perché sei succube di un'interpretazione, hai ascoltato, ma sei tu che l'hai letta così e la vuoi fare così. Questo è veramente una cosa molto importante, ma per tutti i generi di musica. Poi ovviamente se uno fa quel pezzo di Roland Diez che ha fatto lui prima, è chiaro che si deve fare il mazzo a leggere, a studiare queste cose qua, e non esistono altre esecuzioni perché non sono tanti che hanno voglia di farsi il mazzo tanto a studiare un'improvvisazione scritta. Ma se uno parte da un brano da Lagrima, da Asturias, deve farsi forza e provare a leggerlo spartito, poi scopre che magari la musica non è quella che ha sempre sentito, è pieno di pezzi, no? nel nostro immaginario collettivo di chitarristi che se li vai a leggere sono altra roba rispetto a quello che ascoltiamo suonare sempre, proprio altre cose, decisamente, anche i pezzi di Signorina, c'è gente che suona Summer Souvenir ad esempio sul tubo, dove di Costa, no, ma tu la suoni bene, c'è gente che... È bene, però c'erano 6-7 anni, sono tutto in linea. Quando studiavi ancora, c'è gente che suona... Ma no, è facile. Per Francesca la facciamo. Però, vedi, noi dobbiamo ritornare a una cosa, secondo me, no? È quello che spiego sempre anche ai miei alunni al liceo, no? Quando ne ho certi che vogliono fare delle cose pazzesche. E poi magari gli dico, ma fai una nota, no? Falla come fosse la prima e l'ultima, e tutti si toccano, della tua vita. Allora, vedi che improvvisamente uno non sa più suonare, dice, ah, come devo farlo allora? Deve essere bella, allora, boh, toh, questa. Ho detto, perché l'hai fatta così? Boh, perché quello che manca un po' nella nostra,
nel nostro modo di suonare è la consapevolezza del suono, cioè suonare in un modo perché io voglio suonare così, ma addirittura da prima, no? Visto che abbiamo tempo ne parliamo un attimino, cioè se io devo cominciare a suonare, no, e mi metto così, sono io che voglio assolutamente mettermi così, perché sono conscio del fatto che questa è la mia posizione. Non arrivo e mi siedo e poi sto di nuovo andando indietro, come ieri sera momenti mi ammazzo. Stavo prendendo il programma dietro, questo è andato, cioè è stato immortalato. Cioè la consapevolezza del gesto, di qualsiasi atteggiamento che facciamo, ha profonda influenza sul nostro modo di suonare subito dopo, no? Vi ricordate negli anni 70 si riprendeva quella frase famosa che era conosci te stesso, no? C'era scritto dappertutto, conosci te stesso. Cosa vuol dire? Semplicemente sapere io come mi pongo rispetto al pezzo che sto suonando. Sapere che se metto il piede così è perché lo voglio mettere così, se suono così è perché voglio partire così, non perché mi sono seduto e mi sono messo a suonare. Il primo passo verso l'annullamento o comunque l'abbassamento dello stress emotivo, che è una cosa che attanaglia tutti, no? Vedo che tutti più o meno c'hanno, quando si siedono a suonare di fronte a una persona, a due persone, hanno la cacarella, ma è normale, eh? È normalissimo. Deriva dal fatto che noi non sappiamo quello che capiterà, non conosciamo le nostre reazioni in una situazione di stress. Allora, il primo passo è quello di conoscere se stessi in una situazione del genere, quindi prendere coscienza della seduta, del peso del braccio, del respiro, no? Soventissimo quando si sbaglia è perché non abbiamo più l'ossigeno nel sangue, non abbiamo più l'ossigenazione in giro per il collo, perché cominciamo nell'ansia o non respiriamo proprio, o a fare dei respirini, o ne facciamo uno lungo, ne facciamo 50 corti, brevi, non abbiamo più coscienza proprio e non siamo più padroni del nostro corpo. Allora la respirazione è la prima cosa su cui, da cui partire assolutamente. Prima di partire per un'esecuzione, di iniziare a fare 4-5 respiri profondi, di quelli veramente che ti rilassano tutto, che vai fuori proprio con la pancia, ecco, questa è una tattica di rilassamento semplicissima che tutti potete fare, che però ci dimentichiamo di fare sovente, perché siamo talmente presi dalla paura della performance oppure dalla concentrazione sul passaggio che non viene, da dimenticarci che invece l'esecuzione inizia prima dell'esecuzione. Non un brano, non comincia da quando inizia a suonare, comincia da quando devi sederti, da prima ancora, no? Dagli esercizi di rilassamento muscolare, dagli esercizi di respirazione. Quindi conoscere il proprio corpo è, secondo me, la prima cosa proprio, imparare a respirare, no? Questa è veramente una tattica, vi assicuro, è fondamentale. Provate a farlo. Ci sono tanti amatori qua che mandano a volte i video ai corsi del camp o a queste cose qua. Quando vi fate il filmino o la registrazione, prima di cominciare di accendere, oppure accendete il bottone rosso, poi respirate 3 o 4 volte, ma quei respiri che durano 30 secondi, proprio il vostro corpo ne trarrà dei benefici pazzeschi proprio, no? Vi sembrerà di imparare a suonare improvvisamente. È normale che sia così. Mentre invece uno ha l'ansia e dice, mi metto a suonare. Questa è la prima cosa. Poi seconda cosa, essere se stessi. Cioè bisogna accettarsi per quello che si è. Quello è fondamentalmente la cosa più importante. Cioè da cosa deriva l'errore? Deriva da una non accettazione, insolente, l'errore da stress. Deriva da una non accettazione della propria condizione. Di essere umano e in quel momento di essere chitarrista, perché uno sul palco vorrebbe essere il più figo, il più bravo, il più veloce, quello con più capelli,
quello che non sbaglia le quartine, quello che sa fraseggiare perfettamente, quello che interpreta, ma quasi mai è così, quasi mai è così, perché tutti sbagliano e soprattutto quando siamo sul palco dobbiamo cercare di capire che l'errore è una cosa normale, no? L'errore, l'accettazione dell'errore è il primo passo per cominciare a suonare bene, cioè il fatto che sbagliare è normalissimo, perché poi soprattutto la chitarra è fatta da una quantità di micro movimenti, a differenza di altri strumenti che sono più, anche più semplici da suonare, dico il pianoforte per dirne una, il pianoforte il tasto suonava sempre bene, che lo schiacci col naso o col dito, quella nota è sempre pulita. Noi abbiamo un miliardo di variabili, mano sinistra, mano destra, unghia leggermente rotta, polpastrello con il canalino dell'unghia, della corda che ci siamo grattati la sera prima, allora mi fa male. Allora, le variabili sono infinite, per cui sbagliare è proprio una cosa normalissima, normalissima. Ma l'accettazione di questa condizione deve essere la base su cui affrontare una performance. Cioè non dobbiamo essere se stessi, non dobbiamo metterci nei panni di altri e pensare ammazza, questo se sbaglio qua, questo chissà ha lo spartito davanti, mi critica, mi legge la vita. La prima cosa è essere noi stessi, questa forse è la cosa più difficile, no? Accettare il nostro ruolo di chitarristi fallaci, di esseri fallaci ma normali, e pensando che io ho da proporre questo. Se tu sei venuto, se tu Lucio vieni a sentirmi, è perché mi vuoi bene, è perché vuoi accettare, è perché vieni volentieri a sentire quello che suono io, no? Altrimenti non verresti. Io non posso pensare che qualcuno venga a sentirmi, ad ascoltarmi, per dire, ah, guarda signore che schifezze che suona, guarda, manco fa, no, stavo per dire le suonerebbe queste cose, no? Per dire che, allora, ci va, bisogna essere buoni, gentili, no? E scambiarsi queste gentilezze a vicenda. Io non posso pensare che qualcuno venga a sentirmi per criticarmi, e a questa persona quindi voglio bene, voglio suonare meglio che posso, ma sapendo che sono io che suono, non è Tampalini o Matarazzo o un'altra persona che suona, sono io che ve la pongo con la mia capacità o incapacità di suonare. Quindi l'accettazione della nostra condizione è la prima cosa. Prima cosa, il sapere che io suono perché mi piace farlo per voi e voi siete lì perché vi piace ascoltare quello che sto facendo. Questa mi sembra una condizione importante da capire. Mi sembra talmente banale che probabilmente invece non lo è, no? Perché invece vedo sempre che c'è una grandissima frustrazione da parte di quelli che suonano, non sto parlando di studenti, sto parlando della maggioranza dei colleghi o concertisti, che deriva dal fatto di essere quello, di voler essere ciò che non sono. Poi scegliere un repertorio è un'altra cosa importante, non è che si può essere bravi a suonare tutto, non bisogna suonare tutto, bisogna quello che ne parlavamo prima con Salvatore, no? Mi sembra, cioè quando ti ho chiesto se ti piaceva questa cosa. Questo è molto importante perché nessuno ti obbliga a suonare cose che non ti piacciono. Non sto parlando dello studentino che arriva a lezione e mi dice prof non mi piace. No, non è che non mi piace, lo suoni perché è un arpeggio e devi farlo, ti fa bene. Però a un certo punto, da un certo punto in poi, la scelta del repertorio è fondamentale. Perché non posso pensare che uno sia bravo a suonare tutto e su tutto il repertorio abbia qualcosa da dire. Allora, io faccio questo genere di musica perché a un certo punto mi è venuto, è tutta una storia lunga, comunque a un certo punto mi è venuto da scrivere queste cose, di lì è nato un percorso mio che pian pianino mi ha fatto andare in questa direzione. Ma prima, quando suonavo, prima di iniziare a scrivere, io non suonavo tutto, ho sempre suonato tipicamente l'800, l'800 di Merz, l'800 di Sora, l'800, che so, delle Giulianate, l'800 un po' nascosto, non quello proprio delle rossiniane, non questo clamoroso, quello più intimo, un pochino più... Oppure ho suonato molto
il Novecento, il Novecento storico, quello Torroba, questi autori qua, meno le cose più folcloriche spagnole, meno questo repertorio alla Recuerdos, Asturias, un po' mi interessavano. Mi piacevano di più, sono sempre stato più portato ad affrontare il repertorio intimo, che so, ad esempio i Castillos de España, che di cui abbiamo sentito Carlo Malfetta prima fare Torino, era un repertorio che ho suonato tantissime volte. Tutti questi brani che hanno i brani un po' descrittivi, no? Sapete, la musica che descrive delle situazioni, descrive degli ambienti. E infatti poi avete sentito ieri sera al concerto che la mia musica va proprio in questa direzione, no? Un po' descrittiva, musica intima. Qualcuno mi ha detto una cosa molto bella, che le ricordavo un po' altro genere, altre cose, ma le cose dei chitarristi italiani del primo Novecento, che sono Benvenuto Terzi, ecco, questi che descrivevano in pagine d'album degli stati d'animo, delle sensazioni, che sono la nevicata di Terzi, per dire, queste cose che in due o tre pagine cercavano di rappresentare un piccolo mondo, un po' gozzaniano magari, però una rappresentazione musicale efficace, effettiva, che era completamente fuori tempo, perché quando scrivevano Terzi così c'era la dodecafonia, era già quasi finita, cioè stavano già partendo quasi ad Amstad a fare delle cose, e i chitarristi della Bergamasca o suonavano, scrivevano queste cose, ma è il nostro mondo, cioè non bisogna vergognarci di queste cose, perché la chitarra ha da una parte questa tradizione proprio solida di strumento melodico, popolare, e poi dall'altra, certo, giustamente uno strumento colto, di alto livello, si studia in conservatorio, quindi è giusto che abbia il suo repertorio anche importante e contemporaneo. Però vi dicevo di questo mio percorso, che poi mi ha portato a scrivere in un certo modo, perché ho scelto di andare in quella direzione. Ecco, quello che posso veramente consigliare anche gli amatori, anche quello di non voler fare tutt'oggi, se vi sentite che una cosa, un repertorio non vi piace, non vi si confà, cioè non fatelo, cioè nessuno vi obbliga, soprattutto uno che lo fa per diletto, non è che deve farsi mezz'ora di scale, mezz'ora di studi di sore, mezz'ora di studi contemporanei, di altro. Cioè non, lo studente è un'altra cosa, lo studente sul percorso, ma l'amatore non ha fortunatamente questi obblighi di firma nei confronti del repertorio. Togliere tensione all'esecuzione, poi ci sono tante tecniche di rilassamento, ad esempio io seguo delle tecniche, ci sono le tecniche di visualizzazione, sapete com'è, cioè uno cerca di visualizzare dentro di sé un posto bello che gli piace, chiude gli occhi, cerca di farsi trasportare, io non le so queste cose qua, però le ho lette che ci sono, no? Magari tua moglie le conosce un pochino queste tecniche, le applica magari così. Io applico una teoria molto semplice, penso a quando ho suonato la volta prima, il giorno prima, due giorni prima, e dico, ma sempre andato bene, no? Tutto sommato, perché deve andare male? No? È una cosa molto banale, ho detto, perché deve cominciare ad andare male adesso, dopo 40 anni che suono, non ho mai fatto delle grosse figure. Però c'è anche quello che invece tutte le volte patisce. Allora, tutte le volte che sale su un palchetto, che mette i piedi, la sua vita gli passa davanti, dice, perché ho fatto questo, perché sono qui, perché devo fare questa cosa, chi me lo fa fare? Mentre invece nella sua stanza, nella sua cameretta era felice, era un essere felice, perché suonava, fraseggiava, diceva, madonna che bello suonare. Beh, poi nel momento in cui la persona... E lì scattano delle ansie, per cui diventano quasi patologie certe cose, curabili senza andare sul medico. Però una tecnica ottima quando prima di iniziare a suonare, rilassate le parti del corpo in modo progressivo, tensione e rilassamento. Io faccio questo, facciamo questo anche con i miei ragazzi in classe, oppure quando faccio le cose. Vi sedete comodissimi proprio, rilassati.
con la schiena appoggiata e cominciate a rilassare progressivamente delle parti del corpo, cominciando dai pugni. Allora, serrate il pugno della mano destra, no? Fate questo lavoro con le braccia giù per qualche secondo, proprio fortemente, con le unghie che entrano, facendo attenzione a questo, e poi lo mollate. Sentite come le dita seguono proprio la forza. Poi lo fate di nuovo e fate qualche movimento del genere, 3-4 volte, no? Poi passate all'avambraccio, passate a questa parte qua, lo chiudete verso il corpo, andate proprio contro il corpo, poi lo rimettete giù. Fate questo, no? E poi tornate giù. Poi fate la stessa cosa con l'altra parte, no? Di nuovo chiudete il polso, poi fate questo, poi portate le braccia, le portate su, chiudete forte, proprio dovete sentire la tensione delle braccia, poi lo fate con le spalle indietro, però l'importante è che dopo questi movimenti di tensione ci sia proprio il rilassamento, dovete sentire proprio i tendini, i nervi, i muscoli che sentono la tensione e poi proprio cercano questo rilassamento, no? Ripetete queste cose proprio un po' di volte, poi lo potete fare con tutte le parti del corpo, no? Partendo proprio dal piede, dalla gamba, dalla coscia, dal busto. Ecco, qualche minuto di queste tensioni, rilassamenti, uniti alla respirazione profonda proprio, che vi sentite pieni e poi proprio mollate completamente. Unitamente a queste cose vi fanno arrivare sul palco con qualche pensiero sempre negativo, perché chi ha i pensieri negativi non è che basta respirare, però si traducono non più in tremarelle incondizionate, proprio improvvise, ma si traducono in un po' di tensione, insomma, però in qualcosa di più positivo. Sicuramente vi farà molto bene applicare questa tecnica di rilassamento. C'è un libro molto interessante su queste tecniche, della Curci, di Renate Köppel, che si chiama Training autogeno per musicisti. Non so se ce l'avete. Ecco, è molto interessante. Training autogeno per musicisti. Renate Köppel, è della Curci. È un libro molto interessante perché vi spiega proprio questa tecnica di rilassamento muscolare, che è molto importante. Perché se noi riusciamo a rilassare, contrarre e rilassare i muscoli prima di salire sul palco, i muscoli non sono freddi, sono caldi e hanno un'altra risposta proprio nei confronti anche della tensione, no? Poi certamente ci sono i pensieri positivi e i pensieri negativi. Quando uno sta iniziando a suonare è importante che, però è una frase che da sola non basta, è importante che pensi alla nota che sta facendo, no? Io sulla lavagna a scuola scrivo sempre ogni giorno delle frasi, ultimamente scrivo qui e ora, frase storica, anche bella, perché qui e ora, tua lezione sei qui, ora, se fai una nota la stai facendo perché la vuoi fare, allora devi assolutamente farla come la vuoi fare, non come ti viene, non discorso siediti, appoggiare. Allora, cosa capita? Che in genere si comincia a suonare, io anche, a volte veramente su certi pezzi, infatti certi pezzi li leggo perché so già che poi me li dimentico, anche se li suono da 20 anni, continuo ad averlo spartito. Quando io, è normale, cioè certi pezzi ormai sono incancreniti, no? Certe ansie da battuta numero 122 che sai che lì in genere te la dimentichi, tu dici non ci devo pensare, però è inevitabile che cominci quel pezzo e dici fra 10 minuti sono lì, e il tuo pensiero costante è là, non è a quello che stai facendo, così non solo sbaglierai là ma sbagli anche prima, cioè allora bisogna essere veramente attenti a questo discorso, cioè cercare di suonare il momento che state suonando, e tanto quello là arriva, è inutile che ci pensi prima, perché ci pensi prima o dopo arriva lo stesso. Però cercare di non farsi influenzare dai passaggi, dalle cose che si sa di non sapere o di avere a rischio,
non facendoci influenzare nei momenti iniziali. No, quando si parte per un... ogni brano è un viaggio, e come tutti i viaggi ha dei momenti belli e dei momenti faticosi. Un brano facile o difficile, ognuno ha il suo livello, no? E un viaggio però è sempre bello, no? Perché da ogni viaggio si torna arricchiti, e da ogni esecuzione che facciamo torniamo arricchiti, perché conosciamo qualcosa in più di noi stessi, no? Quelli che hanno suonato oggi, chi non aveva mai fatto, magari, non so, Carlo, non so se avevate mai suonato di fronte a un po' più di gente. Ecco, però vedi, il tuo viaggio è stato importante perché ti sei conosciuto come in modo diverso probabilmente da quello che ti conosci. Hai scoperto la tua personalità di fronte a un momento di stress di questo tipo. La prossima volta che lo farai già saprai che reagisci in un certo modo, quindi potrai di conseguenza mettere in moto delle difese tue, che potranno essere uno studio più attento magari in certi passaggi, un'attenzione più precisa per una liteggiatura, per una cosa che magari non hai fatto bene, perché una minima indecisione nello studio a casa diventa un errore davanti al pubblico, no? Si amplifica tutto. È impossibile che una cosa fatta così nello studio a casa poi in pubblico diventi perfetta, non capita mai, non neanche col culo proprio, è impossibile. Per cui qualsiasi cosetta tralasciata nello studio diventa un errore clamoroso, o una svista o un'amnesia in pubblico. Quindi lo studio deve essere, ecco, l'esecuzione in pubblico, quello che dicevo, per cercare di eliminare un po' lo stress. Quando hai già fatto delle prove in pubblico, sai che sei già passato di lì, quindi sai che più o meno sei arrivato alla fine, no? Quindi non farti... No, ecco, vedi la negatività. Meglio di così può andare, no? Quello diciamo che è un punto base. Meglio deve andare, perché quello è un punto base su cui partire per lavorare. Perché poi se tu analizzi la tua, parlo di te ad esempio, perché sei la tua performance, dirai io ho suonato così perché a casa non è che venisse perfettamente, no? È vero, no? C'era qualche indecisione a casa, per cui assolutamente è venuto così perché già a casa c'era qualche problematica, Carlo, no? Ad esempio anche, diciamo, non è che fosse da registrazione la tua teoria a casa, è vero, no? C'era qualche indecisione. Per cui di fronte a qualcuno certamente vengono amplificate queste cose, per cui sai benissimo come reagire, come studiare il pezzo, perfezionare il brano, perché ti sei reso conto che poi in pubblico, dove, al prossimo concerto che farai nella sala Nervi, non so dove, avrai la possibilità di sbagliare molto più. La performance è importante quando serve da lezione, no? Quelle che il concerto è per chi suona una vera e propria lezione, no? Perché ti mette di fronte alla difficoltà tua di studiare un brano, di memorizzarlo, allora di lì parti per capire cosa devi fare a casa il giorno dopo, allora cosa devi approfondire, cosa... quindi fatele queste prove in pubblico, già basta già un microfono, basta già un microfono davanti, improvvisamente uno non sa più suonare, perché sai che quello che fai è lì fisso, nel bene e nel male. Ciao Caterina. Grazie a te, ciao. Salutami i colleghi, Sì. Tanto Eugenio. Okay. Di che mangi, mi raccomando. Sì. Che sempre male, Eugenio. No, Beccherucci, Lo invidio perché sempre. Io con la bagna cauda, la polenta.